Comunque è vero, dovrebbe cambiare la skin del soldato dello Stormtrooper e sistemare con l'alternativa per il muso, perché comunque deve fare la parte grigia, Poi capito? tra l'altro esiste anche il Stormtrooper soldato, non senza grado, non caporale, non sergente, non comandante, proprio normale. È praticamente uno Storm, poco ovviamente, con due portacaricatori di MP40, quello che sulla spalla del Sand ce l'hanno davanti, e poi le piccole particolarità sopra, ma per il resto è uno Storm, è poco. E da lì non è male. E Sì, comunque... infatti. No, comunque, Io raga, sono più se sicuro di essere mettono... l'unico al mondo Ma dove che quanta con lo gente? Stormtrooper usare da sempre un fatto con i tutti col fondo nello zaino. No, comunque, ripeto, però avete visto qualche immagine, le immagini che avevano proposto la DICE? Praticamente quelli là di Felucia, l'avete visti? Sì, quello l'ho visto, sì. No, sono uscite alcune nuove che avevano proposto. L'artwork l'ho visto che hanno Però è messo. interessante, uno è proprio, sembra proprio una cosa d'assalto, eh. Cioè, può stare che forse stanno lavorando per la versione assalto di Felucia. Vediamo, cazzo, vediamo. Io credo di sì, perché poi c'è stato un altro artwork dove fa vedere molte skin, che ne so, soldati della stessa Mi stanno già classe. chiamando gli artwork, chiamo il concept art, che Sì, lavoro. perché sono Mi concept stanno art. chiamando, lo Sì, sono più dice concept chiamami art, sì. art o li chiami artwork, scusa. No, artwork no, effettivamente sono concept art. Gli artwork sono, sai Ok. quali sono gli artwork? Sono quei lavori ancora in fase di sviluppo, palesemente. Anche quelli sono concept art. E però del tipo incompleti. Ecco perché artwork, in fase di lavoro, arte in lavorazione sarebbe in Ah, non italiano. le conosco perché non le intendo, visto. Ah? Sto parlando di Grievous che è sua. Io tipo l'ho parlato come tesi di laurea, quindi forse qualcosina la so. Sì, no, lo so. Però per alternare la tipologia, che tu l'hai fatto praticamente completato molti lavori, te li ho visti, se hai fatto dei... No, l'hanno già conquistato, minchia. Non perso. Mi sono fatto un problema, Sì, a caso, sì. sì, ero tipo, vabbè, stiamo a prendere via, faccio esplodere, mi dà la chiave. Figo! Madonna, come se Mi ti sono sei sentito figo! salvato. Madonna, quanta gente brutta. Dai, aprimi la porta! Aprite! Ciao! Madonna, come sei mangiato l'implosore! Non ho visto niente, ti giuro. Sono sporchissimo in tutto ciò. Lavatemi. Madonna, sei sul palazzo di Jabba, lavandoti ti sporchi ancora di più. Effettivamente. No, mi sono lavato, visto? Oddio, quanta gente. Oh, ma che è? Boni! Ma si sono cazzati stanno Ma diventando, è, ma se... non male di persone. Ma to, toppa giù la noi! Cosa? Ma è un'invasione aliena, che cacchio. Invasione Comunque, in quel design dove facevo vedere tutti quei soldati, tutti, che erano della stessa categoria oltretutto, facevo vedere soldati con equipaggiamenti vari. Quindi non avevo tutti lo stesso equipaggiamento. Non è che effettivamente porterà a una personalizzazione... Comunque non prenderlo in maniera troppo testuale, perché molte volte quello che il concept artist fa, Sì, loro quello lo ispirano, specifichiamo, assolutamente. fanno Ah! quello che gli ispirano, quindi poi spetta ai modellatori decidere se si può fare o meno. Però avevano già Io proposto prenderei tanto molto più tempo fa, ti film ricordi? d'animazione. Però l'idea era già proposto molto tempo fa e l'avevano detto che lo volevano fare, quindi... Sì, però finché io, allora te lo dico io, finché non vedi i modelli finiti non crederci, Ah, beh, però crederci chiaramente no, io sto adesso sai sperando, è chiaramente dove diverso. metteranno Io sto sperando, è diverso, attenzione, non cosa sper... sono gli armatori? Gli armatori con pezzi dell'armatura in The Mandalorian, i concept art di The Mandalorian, quelli che vedi nei crediti di coda quando finisce l'episodio, tipo si vedono i vari saltatori che ne so, gli, hanno i pantaloni perché gli mancano pezzi dell'armatura, tipo le Mi cosce. sono fatto Che caso, non sono sai spallacce. questa cosa di mettere il concept art nei titoli di coda, Sì, cioè bello, no, in quello sì. realtà è perché non lo fanno spesso. Quello lo fanno perché fanno vedere i lavori che hanno fatto per... Ma che ci fa un Wookiee qua? Muori. Ma infatti quella è stata una bella genialata. No, no, infatti io la adoro. Io mi ricordo per esempio come si chiama il gioco? Il potere della forza, mamma mia, quando facevo i collezionabili, mamma mia, che cosa sbloccavo. Io adoravo i lavori...
dietro le quinte. Per me questo dietro le quinte, palesemente. Sì, ce l'ho anche il libro artistico del potere della forza. Ma ah, bellissimi. L'ho comprato dall'America. Sì, è stato impaginato un po' male, perché le pagine si staccano con niente. Quindi è stato impaginato un po' col culo. Però è molto carino, si vede che ci sono un sacco di passione dentro. Pensa che ci sono addirittura una pagina che ha una taschina con delle carte collezionabili. Ma che idea del cavolo è stata quella di mettere quella roba lì? Ragazzi, ora devo iniziare a cambiare il mio modo di parlare. Madonna, ma poi perché parlano in quel modo? È bruttissimo. Lei là, hai rotto il capo. Sì, quando giocavamo con l'altra campagna di D&D avevo un cappello del mio personaggio, quindi andate a venire a parlare così, poi mi sono con le balle. Sì, madonna. Lui è diventato i danni. Ah, ecco, se volevo chiederti in realtà. C'è Phil che mi ha chiesto se vogliamo fare partite in D&D con lui. Eh? Dungeon and Dragon, minchia. Io non ci ho mai giocato Dungeon and Dragon. Ma aspetta, Dungeon & Dragon è il gioco poi di ruolo, quello là che tu devi organizzare a fare tutto. Non lo so, cioè più o meno, so che è un gioco di ruolo e che lui... Ma adoro, io lo odio, cioè non per qualcosa, Molti mo mi faranno i nemici, saranno nemici miei, e mi dispiace raga, ma Dungeon & Dragon è complicato, è un gioco di ruolo che io facevo quando ero piccolo, poi io vi parlo di anni. E tu non l'hai mai giocato a Dungeon and Dragon, sai quanto cacchio. Anch'io, quindi siamo in Dungeon and Dragon è complicato, infatti io gioco a Pathfinder perché non preferisco molto di più. No, io l'ho fatto, madonna. È pesante. Ma comunque, per quello che non gioco a Dungeon and Dragon, perché è pesante dopo un po', è meglio Pathfinder, che hai tutti i vantaggi di Dungeon and Dragon senza avere quello di coglione. Sì. Ma non sono sicuro che sia Dungeon and Dragon, forse. No, D&D è Dungeon and Dragon. Fidati che è Dungeon and Dragons. Che poi la cosa divertente, questo ve lo devo raccontare. Io non sapevo. Giochiamo a D&D, in realtà poi non è Dungeon Dragon, noi che gli amici giocano, facciamo sessione D&D, in realtà è Pathfinder, ma tutta voglia. Ma forse allora è quello lì, perché anche lui dice D&D, io quello tradotto con Dungeons and Dragons. Perché sì. Sai che dipende, però se è un gioco di ruolo è quello. Però quello là, aspetta, online però, è quello là digitale però. No, Pathfinder è il gioco di ruolo normale, come Dungeons and Dragons. Mai sentito, questa è la prima volta che lo sento. Ecco, lui è la prima volta, dico non sono tan gentile. Non possiamo chiamarci dal vivo, però probabilmente non è online, ci troviamo dal vivo e questo lo devo studiare. Vabbè, tu chiedi se Dungeons and Dragons, se Dungeons and Dragons rifiutiamo. Lo sconsiglio anch'io a Luca, specialmente il definito qua. Però è proprio pesantino, cioè devi tirare i dadi veramente. Se stanno uffici devi tirare il dado, troppo. No, ma poi devi farlo, lo dobbiamo fare a distanza e nello stesso tempo dobbiamo organizzare, dobbiamo creare un personaggio, dobbiamo vedere la trama. Ma no, è un casino. Pathfinder io mi diverto moltissimo, è proprio bello perché comunque tiro il dado. Adesso perché è giusto così, però hai la tua autonomia, è bello, non hai un filo di palle, è bello, mi piace molto. E me lo mandi poi il nome, me lo scrivi effettivamente qual è? Sì, glielo chiederò io. Dopo me lo scrivi perché così dopo vado a fare una ricerca perché. Comunque è perché sai cosa è successo dal l'ultima volta che abbiamo giocato insieme con la sua ragazza, abbiamo fatto un gioco di ruolo un po' particolare, tipo dovevamo. Era un gioco da tavolo in cui dovevamo ammazzare dei mostri. Aspetta! Era il castello! No, era una villa. Aspetta, forse castello villa, forse ho capito qual è. Ci ho giocato anch'io. Quello era bello, perché però il ruolo lo dovevi cioè dovevi decidere una categoria di persone. Dovevi scegliere tra comunque, comunque fatto sa che era divertente perché io mi sono beccato Don Matteo. Allora sì, ho capito che gioco è, sì. Quelli sono belli, quelli sono bellini. Come personaggio, tra l'altro Matteo è scritto con una T sola, perché non si chiama.
Matteo! Ogni volta che dovevo muovere io mettevo la musichetta remixata di Matteo, di e a un certo punto mi era, l'avevano armato con un coltello e poi avevo trovato un libro con gli incantesimi, quindi ero l'unico personaggio che lanciava. Like the boss. Gli altri dovevano usare se no armi non convenzionali, invece io ero l'unico che aveva quegli incantesimi da scagliare. Lo sai che dovresti essere anche un tecnicamente un supporto, dovevi, dovresti essere, ma chi se frega, di picchio no, tutto. La cosa divertente è che tutte le mosse che trovavamo andavano da Phil. Cioè, si è inventato tipo 30 mostri diversi. Madonna! E io ero l'unico che poteva battergli, perché lui ogni volta veniva seno danneggiato, attaccato, cercava in tutti i modi disperatamente di scappare. E a un certo punto tipo, cioè la cosa bella è che lui non ha provato tipo a sconfiggere il mostro, dopo che l'ha respinto, invece di pressare l'attacco, ha cominciato a scappare come un disgraziato in queste stanze. Oh. E alla fine si è trovato in un piccolo circo circondato da 6 mostri e... perché è una questione di dadi là, lei è una questione di dadi, se riesci a avere un numero maggiore puoi fare un danno e puoi scappare senza danni lì. Non erano i dadi da 1 a 6 basta, quindi... Madonna, poveraccio. Le possibilità. Possibilità, purtroppo, ma così funzionano sti giochi. Questi giochi qua da tavolo sono sfiziosi. E il problema è quando sono di ruolo e devi fare una dinamica molto più lunga e complessa. Però devo essere sincero. Faccio la cooperativa SWAT, non l'ho mai fatto. Io con l'intero non l'ho mai fatto. Boh, consiglierei di provare il C, visto che mi sembra un po' isolato, appartato, ma. Andiamo, dai, andiamo. Andiamo. Comunque devo dire una cosa, voglio sapere che Dungeon Dragons è molto vecchio come tipologia di gioco. Sì, io sono rimasto un po' prima, forse fino agli anni 70. Ci sono rimasto male. Sai perché? A parte che hanno fatto un film e non lo sapevo. Poi hanno fatto delle serie di cartone animato. Sì, sì, hanno fatto un film che non lo sapevo. A tema. E all'improvviso quando io ho detto a mia mamma, mamma, ma tu conosci Dungeon Dragons? Sì, ci giocavo da piccolo, quando ero giovane. Dai, sì, io ho detto, aspetta, come da gioco? Mamma, scusami, come? E tu manco eri nato. Aaron. E poi ho scoperto che Dungeon Dragons è un gioco storico, insomma, palesemente. Allora era più giocabile, poi sono uscite le varie versioni nuove e... giocabile. Vabbè, ma quella era ancora una sottospecie di gioco da tavolo un tempo, sai con me. Era tranquillamente un gioco da tavola un tempo. Come si chiama? In giapponese? Sì. Originale. Madonna, i giochi si evolvono e ancora una volta diventano un inferno. Comunque qua sarebbe perfetto. È l'alternativa giusta perché vuole fare giochi di World Fantasy. Mamma mia. Ma di palle, è bello, divertente. Ma mamma mia. No, ho capito, sì. Comunque questa zona è perfetta per una supremazia. Abbiamo già la nave lì in alto. È vero, è vero. E vedi cosa mi pensi? La Nebulon B. Però dovevo mettere un altro più vicino, perché là in fondo quel coso non giuro che tutte le nebulose lì vengono distrutte sparandogli su quel corridoio strettissimo che hanno in mezzo. No, ma infatti il design è rischiosissimo, del tipo sì, prego. Mi dia le palle sugli Star Destroyer, quelle cose lì. Madonna, sì, gli Star Destroyer, attacchiamo il suo punto debole, quale? Secondo te quale, soldato? Ha una cazzo di riga lì in mezzo, spara lì. Sì, ma poi aderiscono sempre navi ospedale, cioè proprio li vogliono male i malati. Sì, è vero. E vabbè, ma stiamo parlando di ribelli, senza offesa per questa fazione, ma questi non sono soldati, sono gente che si è entrata in guerra a caso. Non sono per soldati, sono gente comune. Sì, sono gentiluomini. Certo, i mille disertori dell'impero che probabilmente hanno dato l'unica, sai no, saggezza militare. Madonna, sì. Comunque stiamo giocando tra virgolette bene, non dico che giochiamo... Ricordi, Delta, che nel seguito di Republic Commando Seb doveva unirsi all'alleanza ribelle e istruire i ribelli sui tattici da comando. Chi? Seb. Quando? Aspetta, mi sono perso. Republic Commando 2 che non hanno mai fatto. Ah, è vero! Basarlo su Order 66 o basarlo su Serve che si univa all'Alleanza Ribelle. È vero,
È vero sta cosa, poi è stato, vabbè, non fatto, peccato. Eh no, infatti era una cosa geniale. che volevano promuovere. Sì, Volevano perché... di far vedere il comando, o di far vedere il comando durante l'ordine 66, o di far vedere il comando, o di far vedere Seb diventare un serivelli. Praticamente Non si l'idea sa era come sono questa... riuscito a fare abbastanza lacrime con il libro, basta. Madonna. Devi considerare che il libro del 66 è uscito tantissimo tempo dopo. Sì, è Sì, vero. è stato l'ultimo libro della guerra dei cloni, Legends a uscire. Vero. È uscito solo... Anche l'originale proprio negli Stati Uniti? Sì, infatti io mi ricordo che nel 2008 mi stavo documentando sulla guerra dei cloni e ancora dovevo uscire. Sì. Se non ricordo male, 000 è uscito nel 2007 e Cosoli è uscito più avanti, mi pare nel 2010, forse dico minchiata, ma mi Grazie. pare nel 2010, quindi parecchio tempo dopo. Difatti poi c'era proprio l'idea di dire ok, facciamo Republic, Imperial Commando, no? Come lo mando, facciamo il seguito di Imperial Commando. È stato il periodo in cui poi hanno creato i nuovi Mandaloriani con The Clone Wars e quello è stato uno dei vari motivi per cui la scrittrice non ha più scritto seguiti per i romanzi Republic Commando. Perché letteralmente hanno preso tutta la storia, perché non aveva fatto solo i romanzi Republic Commando, aveva fatto poi alcuni romanzi di Boba Fett durante l'episodio 6. Dopo l'episodio 6, in cui Boba Fett andava su Mandalore e diventava il nuovo Mandalore. Dai. Quindi sì, qui era veramente, se lei aveva proprio creato un mito sui Mandaloriani, poi è arrivato The Clone Wars e l'ha cancellato tutto quanto e lei Un ha po' ha detto ok, fanculizzato tutto, ha finito, detto adesso non è devo cosa, va. cancellare. Ha fatto bene. E quindi infatti mi ricordo che la gente era molto seccata all'epoca questa cosa qua. Immagino che Purtroppo sì. No, infatti è un peccato. L'unica cosa, avevamo voluto fare un Republic Commando 2 perché ci stava la questione come il potere della forza, dove faccia vedere questi nuovi comandi imperiali e volevamo far passare anche quell'evoluzione per far vedere come sono passati i comandi. sì, probabilmente era un'idea cancellata per Imperial Commando, Republic Commando 2 che sia stato. Sì. Là, se non ricordo male, nell'intervista dicevano che Imperial Commando, o Republic Commando 2 avevano fatto solo qualche concept art e morta lì. Sì, Non infatti. avevano avuto una sorta di approvazione, probabilmente perché all'epoca il gioco non era ancora diventato un mito, o comunque, come posso dire, sappiamo che in direzione LucasArts non erano degli enormi fan di Republic Commando. Quello è Sì, il proprio... sì. a George Lucas piaceva, però non, come posso dire, non ha provato a dire ok, facciamo un seguito o altre cose. L'hanno sempre visto come un progetto strano per Republic Commando. Sì, perché non era la sua classica dinamica, perché non ci sono gli eroi e quindi i Jedi e quindi non va bene, capito? La logica era un po' Non c'è quella. tanto quel sapore guerre stellari, anche mi ricordo quando hanno tirato in ballo Gregor in The Clone Wars, mi ricordo dei filoni che diceva è una cosa su cui abbiamo discusso molto perché non è derivato dalla, cioè non si basa sulla saga di guerre stellari di George Lucas. È proprio, io ho sempre avuto quell'idea che se George Lucas, come posso dire, se gli fai qualcosa di bello nel suo nome e ti viene fuori una roba veramente figa, lui non è molto contento, è come se volesse, come posso dire, risplendere solo lui come unica stella. E quindi non ha mai avuto quella sorta di tendenza che invece a me piace tantissimo di Guerre Stellari, di dire ok, io ho messo la parte più importante del mosaico ma lascerò anche ad altra gente dire la propria. No, lo fa per motivi commerciali, per vendere romanzi, però poi ai suoi occhi non è mai, cioè nulla è mai veramente canonico. E quindi non si fa scrupoli a riscrivere tutto quello che è stato fatto. Adesso fanno le cose un po' più coerenti semplicemente perché lui non è più tra le scatole. Vero, concordo, concordo. In parte E concordo. che tra l'altro con Disney, in realtà Disney l'ha fatto anche molto ben bene per fare questo. Disney, cioè se molte cose non erano, cioè se c'è stata la suddivisione canon Legends, tra i vari motivi è stato perché George Lucas l'aveva iniziata. Cioè lui con The Clone Wars è stato proprio la, come posso dire, la frattura definitiva fra canon e Legends. Prima forse poteva tutto stare insieme, ma con The Clone Wars poi gli ha proprio detto no. Non è più un'unica continua. Sai qual è la cosa assurda, la cosa più divertente? Che la Disney, rispetto a George Lucas, qual è la situazione tra George Lucas e la Disney? Che George Lucas vuole la fama e potere. Mettiamola in questo modo. Mentre la Disney vuole i soldi. Se un progetto va molto bene. No, beh, più che fare il potere, direi che comunque sia lui vuole raccontare la sua storia e lo fa in maniera
vabbè, però per dire che vuole stare lui al centro d'attenzione, attenzione, quando ho detto era per scherzare, però soprattutto fama. Lui... Cioè, secondo, cioè anche lì sono cose che hanno lati positivi e negativi. Il problema di Lucas è che continua a riscrivere costantemente la stessa storia, o comunque come posso dire, cioè, la sua visione fa sì che tu faccia veramente molta fatica a rendere tutto coerente e a goderti certe volte la storia, perché anche lì continua a riscrivere tutto, cioè lui continua a reinterpretare la sua stessa storia per sposarla con, come posso dire, l'innovazione tecnologica o altre robe. Sì, sì, sì. Veramente fatica a, che ne so, guardare l'episodio 6 e pensare che sia nello stesso universo dell'episodio 1, per dire. Che hanno questo sapore costantemente diverso. No, lo so, lo so. Perché ti crea un sacco di ingredienti e quindi a lungo andare li apprezzi tutti, però nell'immediato è un po' frustrante come fan, posso capire che tanta gente si è sentita un po' tradita con l'episodio 1 e 2 e 3 con i prequel e compagnia. Anche perché ti dico, Rogue One ha dimostrato. Tutto quello che c'era di moderno nella trilogia originale poteva tranquillamente recuperare, cioè non era nulla da capo, ecco. Ma tutta roba che poteva essere benissimo attualissima come fantascienza, cioè troppi walkie, raga, troppi walkie. No, comunque sì, è George Lucas che vuole rimanere sempre ad aggiornarsi e purtroppo può rischiare di rovinare. Che ha creato in un film e utilizzarlo in un altro film, per lui è come fossilizzarsi. Esatto. E creare tutta un'altra atmosfera per il film successivo che fa. E infatti questa è una cosa brutta. E invece, ecco qua, invece poi arriva la Disney che invece pensa ai soldi. Quindi cosa pensa? Se quello ha avuto successo, può andare, può ancora avere successo. Quello è il suo punto di vista. Infatti, ripeto, il coso del Republic Commando messo nel gioco della qui nella DICE è stato un bel colpo di scena. Ma non perché, oddio, l'hanno fatto per i fan. No, se ne fregano. La Disney ha detto, questo ha avuto successo. Tutti vogliono il comando, mettete il comando, fanculo. Cioè, poi non si fa manco domande del perché. Capito? Un po' le loro... Beh, poi magari cosa, come si chiama Ben Walker, magari ha potuto dire la sua in maniera... Ah, beh, naturale, sì. Perché, perché comunque sembra una cosa che non... Come posso dire? Che non contano più tanto. Esatto. Cioè, ah, bene, abbiamo vinto. Oh, è arrivato anche il primo Delta, che sorpresa inaspettata. Guarda come belli corrono, guardali, corrono. Ma sono tutti razzisti del Ku Klux Klan, qua sono veramente brutte persone. Madonna che brutto colore, ma io vedo un colore bruttissimo, raga, guarda la mia impressione. Madonna, oh, io sono l'unico nero che... È la neve che fa riflettere. Esatto. Ma sì, mamma mia, che ma cosa. Avevamo buona fortuna, andava tutto bene. Perché i cloni sono più belli, devono essere fatti. È sempre Ben Walker che dice a cosa dobbiamo dare la priorità? Ovviamente alla supremazia dei cloni, che domande. L'unica cosa che io mi domando, se fanno due episodi che sono dedicati proprio all'Ordine 66, ma io voglio vedere come fa Rex a togliersi quella cosa, come con Ma allora, io sono due, o se ne è già tolto uno, e poi secondo me non ne faranno le due di Ordine 66, secondo me, quindi dico, mia opinione, hanno questo episodio che arriverà all'Ordine 66, quindi probabilmente a fine episodio arriverà qualcosa dell'Ordine 66, l'Ordine 66 però proprio sarà l'ultimo episodio. Però io spero di rivedere Gregor, ragazzi, hanno confermato che Gregor sta in Rebels, cacchiarola, voglio rivedere, a me non mi può fregare. Cioè, se dovessi riassumere il ruolo di Darth Maul nell'ultimo episodio, è letteralmente uno spoilerone. Cioè, lui è uno che sa già come andrà a finire tutto, vuole spoilerarlo a tutte le persone. Chi, che cosa, aspetta? È vero. Ma che dice, so come andrà a finire tutto, venite da me, ve lo dico io, sto per dirlo, e poi lo stordisco. LOL, ma se... È letteralmente lo spoilerone umano adesso. Ma chi, aspetta? Darth Maul. Ah, sì, assolutamente. Lui vuole spoilerare la vendita dei Sith, perché è così incazzato per il fatto che non c'è finito dentro. Quindi, ah, cavoli, sta finalmente iniziando la cosa più bella e io non posso aprire nessun ruolo, mannaggia. Spoilerò tutto, fanfati! Tra l'altro praticamente succederà qualcosa per cui... con lui si libererà, perché in teoria... Però posso dire una cosa? Raga, posso dire però una cosa per il fatto di Maul?
Allora, Maul mi ha sorpreso perché quando l'ho scoperto Maul così a caso in Potere della Forza, perché la prima volta che l'ho visto è stato in Potere della Forza Maul. Sì, c'era là come boss fight che lo incontri belle bu. Sì, più o meno, però aveva confermato che era stato là. Il gioco era stranamente in italiano, sai com'è, per PS2 io ce l'avevo, mamma mia, di che cosa stiamo parlando. E praticamente diceva che lui era ancora vivo, era in quel periodo, è stato vivo nella guerra, dopo la guerra dei cloni, lo diceva una piccola sua storia, lore. Io sono rimasto sorpreso, ho detto vabbè, e allora è sempre stato vivo questo Darth Maul. Però si vede, sto solo in episodio 1. La cosa divertente è che poi l'hanno riconfermato più volte in qualche altra storia, in piccole mini lore, non mi ricordo in quale altro videogioco. Praticamente c'era Maul, era vivo palesemente, e poi l'hanno riproposto. Ecco, perché mi ricordo che l'avevano riproposto in una versione, ecco, fumetto, infatti, mi Sì, ricordavo una qualcosa. versione con le corna e tutto quanto, che ha più Grouch e Obi-Wan nel deserto, però anche lì era una storia. Quella storia lì era una storia particolare fatta dagli artisti concettuali della meta dei Sith. Gli avevano detto appena finito il cioè, episodio 3, hanno detto ok, realizzate 10 storie, ognuna per uno di voi. E quindi questi 10 artisti si erano messi a realizzare queste storie qua, che sono delle storie o stranissime o bellissime, cioè un. Però veramente lo consiglio a tutti di leggersi il fumetto Visionaris, perché è una delle cose più strane, belle, strane, diciamo artisticamente potenti, ecco, di tutto Che Western. erano questi qua che invece che erano Erano tutti 10 artisti concettuali della cosa, della vita dei Sith. Mi ricordo che uno, per esempio, non ha fatto il fumetto, ma ha fatto i poster dell'impero, con donne con l'uniforme imperiale. tipo le pinacque. Sì. Poi qualcuno aveva fatto cosa, la storia che si chiama Wattambo, è presente Wattambo, no? Quella tecnologia, Wattambo è l'occhio del ciclope albino, tipo, no? È tipo la storia di Wattambo con una benda da pirata che parla con i capi della sua società, una roba stranissima. Sì, Sì, non so cosa si era fumato quel tipo che l'ha scritta. Poi l'altra storia era quella appunto di Grievous, le origini di Grievous, che sono disegnate da Dio, tra l'altro. che poi l'hanno riproposto in The Clone Wars per far capire effettivamente le sue Sì, origini. la riposa di nuovo l'ho fatto malissimo, però sì, la Vabbè, storia l'hanno che ho proposto fumato. però. Hanno fatto solo il decimo episodio in cui si vedevano quelle statue di lui che più progressivamente diventava sempre più robotico. Perché sai che nel Legends lui aveva un attentato, Dooku faceva un attentato alla sua vita, gli faceva esplodere la navetta in cui si trovava e poi lo ricostruiva. Allora, non so cosa fare, No, sì, così l'avevano fatto, ed è molto bello, guarda, ti consiglio di leggerlo quella storia lì perché è bellissima, poi c'è tutta una storia un po' più grande su tutto il passato di Grievous, però è una delle mie storie preferite. Poi artisticamente parlando è imbattuta, è sì, proprio. praticamente Linus era stato attaccato dal conte Luke con l'intenzione di Allora, Dooku aveva agito per conto del clan bancario, perché Grievous lavorava per il clan bancario, poi non si spiega tutta la storia perché era una lunghissima. è un Però po' un adesso è stato del casino. suo popolo, suo popolo è stato attaccato dalla Repubblica. Lui per difendersi si era messo a lavorare col clan bancario per guadagnare dei soldi, perché il suo popolo era sotto, suo paese era sotto un embargo e quindi morivano di fame. Sì, lui era un guerriero praticamente, un ottimo guerriero, Sì. era molto onorevole di tante cose e voleva aiutare la sua città, il suo pianeta. Comunque un personaggio spietato, nel Ah, senso in si trovava in parte una guerra sì. tremenda che era quella fra il suo popolo e una razza di insetti, e semplicemente aveva, come posso dire, guidato il suo popolo ed era così geniale che era riuscito non solo a respingere l'invasione ma anche a ricacciare questi insetti nel loro stesso pianeta, e si era messo a fare dei raid punitivi contro quel pianeta lì. Gli insetti, che avevano le spalle contro il muro, hanno chiesto aiuto alla Repubblica e ai Jedi, e Grievous se l'è legata al dito un bel po', diciamo. E beh, effettivamente. Perché quelli Poi si sono, lui hanno intervenuto senza sapere effettivamente la situazione, cioè palesemente. appunto lavorava per il clan bancario, e il clan bancario poi ha deciso di, come posso dire, di offrirgli il comando dell'esercito dei droidi, no? O comunque di parte dell'esercito dei droidi, all'epoca non era ancora comandante supremo. E durante questa richiesta Grievous ha rifiutato, e allora quello del clan bancario ha deciso di fare un patto col diavolo e di, se no, allearsi con Dooku per
far sì che Grievous venisse, come posso dire, costretto a servirlo permanentemente. E per far ciò volevano letteralmente ucciderlo, mantenere il suo cervello e metterlo in un corpo droide, facendogli il lavaggio del cervello e quindi usandolo come pedina per i separatisti. Che non ci sono riusciti, però lui ha approfittato della tecnologia e ha detto fanculo, sto diventando più potente e più power, quindi... No, in parte sì, ci sono riusciti, perché comunque lui, cioè come posso dire, lui non sa che è stato Dooku a orchestrare la... No, quello no, la, secondo me ha avuto una perdita di memoria, una sottospecie di shock, quindi la... non è che poi un lavaggio di... poi ha perso quel momento lì e hanno salvato, un po' modificato, ecco. Sì, hanno palesemente salvato, perché la storia inizia con l'attentato praticamente, e poi gran parte della storia è lui che si sta letteralmente decomponendo in questo momento di Bacta con il leader del clan bancario che va lì e gli dice, che ne so, o ti unisci a noi oppure ti faremo, sai, no, ti faremo morire qui come una merda praticamente, dove lui può decidere se cercare di salvare il suo onore, avere una morte gloriosa in battaglia o morire là e alla fine di unirsi, non è che avesse un granché di scelta, diciamo. Ragazzi, io ho qualche piccolo problema qui, in tutto ciò, non voglio essere cattivo, grazie. E niente, poi lo dice in maniera molto tragica con lui che deve, diciamo, sottostare al volere di Dooku e deve servirlo come... comandante supremo, è l'unica cosa che può fare. Ci sei vista con sto comandante supremo, bellissimo. Allora è una raccolta di fumetti che si chiama Visionaris, mi pare che in italiano li chiamano Visionari. L'avevano fatto come 90° numero del Corriere della Sera. Figura. L'avevano pubblicati vari in italiano. Sì, sempre della Legends. Madonna raga, che cosa sto facendo qua però, però... È veramente magnifico, te lo consiglio. C'è un'altra storia che si chiama Il Quarto Precetto, che è bellissima, è proprio credo una delle storie più profonde mai scritte su Guerre Stellari. E poi ve n'è un'altra magnifica che si chiama Sithsis, che è letteralmente Palpatine che fa un rituale Sith dentro su Coruscant durante la Guerra dei Cloni. È come se tipo si nutrisse della disperazione che lui stesso ha causato durante una giornata della guerra, e nel farlo scatena così tanta malvagità del lato oscuro da letteralmente far piovere su Coruscant, no? Cioè scatena una tempesta lui. Madonna. Quindi è magnifica come scena, molto bella. No, bella, sì. In tutto ciò io volevo dire una cosa e mi sono dimenticato. Di cosa stavamo parlando prima? Ah, niente, stavamo parlando di The Clone Wars, di George Lucas e del fatto, sì, perché stanno uscendo appunto gli ultimi due episodi, ragazzi, dobbiamo essere emozionati, poi dopodiché è finita, insomma, siamo come dicevano in Endgame, alla fine dei giochi, no? Sì. Dai che abbiamo quasi fatto, assa fa, togliti tu! Madonna, Madonna, questi cecchini con le... Ma manco più i nabbi fanno sta cosa con lo scudo, porca... mamma mia. Sì, non è strana quella di dare ai cecchini uno scudo completo, cioè fra il pesante che ha lo scudo davanti, il cecchino che ha lo scudo completo, veramente c'è la mania degli scudi, eh. Vabbè, ma qua so per fare... perché gli AE sono dei nabbi, capito? Oddio, il B stanno conquistando. Dai, qualcuno che va nel B, andate nel B, io sto qua. Grievous aiuta Rex nel B. Penso di essere io. Voglio prima uccidere questi Ewok. Vabbè, vado io. Se non muore l'Ewok non mi muovo. Tu arriva. Sei incasinato? Diciamo che poi supporto farebbe comodo. Ok, sto arrivando, ma dopo. È quello il problema. Gente, per la mamma mia, troppa gente effettivamente. No, sono da solo. Non preoccupatevi, miei fedeli, l'impero sta arrivando. L'inverno sta arrivando. Già è finita la stagione. Già è finita la stagione. Dai che. Madonna, quanta gente là dietro! Quanta gente! Madonna, abbiamo vinto! Madò, che culo! Vittoria! Sì! Madò, che culo! Bella, guarda come... Ma sono sempre gli stessi tizi di colore, cambiate la skin almeno, dai! Sì, non si vede. Ah? Non si vede gli schermi.
quarta. Ho vinto io, zitti tutti. No, perché io non mi sto impegnando. Ovviamente. Ovviamente. Ero troppo concentrato a parlare che non so.